Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Chieti è la città in cui il mattone rende di più in Abruzzo. Il rendimento annuo lordo si attesta infatti al 5%. La media delle grandi città italiane è del 4,5%. A dirlo è un'indagine dell'ufficio studi del gruppo Tecnocasa, che ha messo a confronto le dinamiche di crescita dei prezzi degli immobili, dei canoni di locazione e dei rendimenti nel periodo dal 2004 al 2014. Negli ultimi sei mesi dello scorso anno, l'analisi dei rendimenti delle case ci dice che il rendimento annuo lordo nelle grandi città italiane si è attestato intorno al 4,5%. In Abruzzo, dopo Chieti, troviamo L'Aquila con il 4,8%, Teramo con il 4,7% e Pescara con il 4,5%. No ai contratti proposti dalla GP ai lavoratori del CUP delle ASL abruzzesi. Lo dicono CGL, CISL, UIL, Funzione Pubblica in una nota stampa congiunta. Le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di settore, scrivono i sindacati, nel corso di un anno hanno più volte dichiarato di essere contrarie alla stipula dei contratti di lavoro subordinati a tempo determinato che lo stesso consorzio proponeva di far sottoscrivere dipendenti già in servizio presso gli sportelli CUP, quelli cioè dove si prenotano le visite mediche. I lavoratori, concludono i sindacati, hanno diritto ad avere lo stesso trattamento che avevano in precedenza con l'azienda che gestiva il servizio. È iniziata con la visita sull'area della mega discarica dei veleni della Monte Edison, la due giorni della commissione bicamerale d'inchiesta sui rifiuti presieduta dall'onorevole Alessandro Bratti del PD. La commissione d'inchiesta parlamentare è giunta in Val Pescara, quindi a Bussi, per acquisire materiale sulla vicenda relativa alla discarica e alle vicende processuali che lo scorso dicembre hanno portato alla soluzione dei 19 imputati in corte d'assisi a Chieti. La regione ritira il provvedimento di autorizzazione per la costruzione di una centrale biomasse all'Aquila in zona Bazzano. È l'epilogo di una vicenda che si trascina da anni al centro di ricorsi amministrativi da parte delle associazioni che si schierano decisamente contro. L'annullamento in autotutela dell'autorizzazione rilasciata per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biomasse è motivato dal fatto che la stessa è stata emanata in base ad una documentazione che non corrisponde alla realtà e l'impianto ricadrebbe in un'area ad elevata pericolosità idraulica. Con l'obiettivo del decongestionamento, cioè del abbassamento del traffico sulla Statale 16, realizzando una variante sul versante costiero del tratto Vasto San Salvo, il presidente della Regione Abruzzo, D'Alfonso, ha presieduto oggi all'Aquila una riunione cui hanno partecipato il capo compartimento Abruzzo di ANAS, Lelio Russo, il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, quello di Vasto, Luciano Lapenna. Sullo stesso tratto, soprattutto nel periodo estivo, si registra il più alto tasso di incidenti dell'intera rete stradale e autostradale italiana. Valorizzazione turistica legata alla ricettività e alla promozione del territorio e valorizzazione dei prodotti agroalimentari. Si muoverà lungo queste due direttrici la strategia di sviluppo dei comuni del cratere sismico, che stamattina si sono ritrovati a Santo Stefano di Sessanio per parlare di sviluppo e ripresa dopo il terremoto.
con i comuni del cratere, rappresentati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, c'erano il sottosegretario con delega alla ricostruzione, Paola De Micheli, il presidente del Censis, Giuseppe De Rita, il vicepresidente della Giunta regionale, Giovanni Lolli, e Bernardo Mattarella di Invitalia. E veniamo a Pescara, i lavori al collettore, un passo avanti e tre indietro, alle volte fermi, altri a rilento, altri ancora con abbondanti fuoriuscite d'acqua. Ma quando finiranno questi fantomatici lavori? Quando terminerà questa improvvisata viabilità su strada pubblica privata, quella cioè della stazione Eni? Quando metteranno segnalazioni notturne idonee? Quando terminerà e se terminerà questo stato di disagio dovuto a lavori stop and go non è dato sapere, lo afferma Donato Fioriti della Giunta Nazionale dell'Associazione Consumatori Contribuenti Italiani, che ne è il presidente per l'Abruzzo. Accolti dal sindaco Marco Alessandrini, hanno cominciato oggi il proprio cammino all'interno del comune di Pescara i quattro ragazzi selezionati per il progetto Spazio Attiva Idee, previsto dal bando programma Garanzia Giovani 2014-2015 e finanziato con risorse comunitarie. È un progetto per coinvolgere i cittadini per attingere energie e idee in una forma di partecipazione sostenibile per l'ente. La foce del fiume Saline è stata completamente ripulita da rifiuti di plastica, vetro ed altri animali. A farlo è stato un gruppo di volontari della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, comunemente nota come Chiesa Mormone, assistiti dai loro accompagnatori e da alcuni tecnici del comune di Montesilvano, dell'ufficio Demanio, e accolti dall'assessore comunale all'ambiente e lavori pubblici Walter Cozzi, stamattina i ragazzi hanno ripulito il tratto di spiaggia adiacente alla foce del Saline. Sabato alle 11.30 a Pescara, presso la piazzetta che si trova davanti al palazzo ex IMPS, sede degli uffici comunali, si terrà una piccola cerimonia di intitolazione, cui prenderanno parte autorità civili e rappresentanti istituzionali. Lo spazio, un ritaglio di Piazza Italia, come da apposita delibera di giunta, prenderà il nome di Piazza Valterio Cirillo. Martedì 2 giugno il mercato di Viale Europa a Montesilvano si svolgerà regolarmente, lo annuncia l'assessore comunale al commercio Lucia D'Onofrio, che spiega: come già accaduto per le altre festività, abbiamo scelto di rispondere positivamente alla richiesta presentata dai commercianti stessi sull'autorizzazione del mercato settimanale, grazie soprattutto all'impegno dichiarato dall'associazione Nuovo Consorzio Abruzzo 2001 di ripulire l'area in modo autonomo. Eucaristia e vita cristiana, è questo il tema delle giornate che avvicineranno i fedeli dell'Arcidiocesi di Pescara Penne alla festa, alla solennità del Corpus Domini. Tutto si svolgerà presso la chiesa del Santissimo Sacramento in Via Angiolieri a Pescara. Il 3 giugno alle ore 17 ci sarà l'adorazione con il diacono Sergio Balducci, alle ore 18 la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignore Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne, e alle ore 21 l'adorazione con Padre Aldo d'Ottavio. Il 4 giugno invece alle ore 17 l'adorazione e la messa con Padre Maurizio Erasmi e alle 21 l'adorazione con Don Paolo Lembo. Il 5 giugno alle 17 l'adorazione e la messa con Don Fulvio di Fulvio e alle 21 l'adorazione con Padre Mario Di Luzio. Si svolgeranno il 12, 13 e 14 giugno i festeggiamenti in onore di Sant'Onofrio Eremita e Sant'Antonio di Padova nella parrocchia di Santa Maria Assunta a Serra Monacesca. Il programma religioso prevede, tra le altre cose, sabato 13 giugno la Santa Messa alle 8.30 presso l'eremo di Sant'Onofrio, alle 11.15 la Santa Messa solenne e processione di Sant'Onofrio e alle ore 18.30 la solenne benedizione del pane di Sant'Antonio.
Oggi è giovedì 28 maggio e nella diocesi di Avezzano si celebra la memoria di San Marco di Atina, vescovo e martire. La direzione, la redazione, la regia e i collaboratori tutti di Radio Speranza augurano buon onomastico a tutti gli ascoltatori che portano questo nome e buon anniversario di ordinazione sacerdotale a Don Stefano Lopus Fernandez. Siamo alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e provincia si prevede cielo sereno con temperature da 13 a 18 gradi sulla costa e da 12 a 15 gradi nelle zone interne, venti deboli. Domani si prevede cielo sereno con temperature da 13 a 23 gradi e venti deboli. Il mare è previsto mosso stasera e poco mosso domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie per averci seguito e a risentirci alla prossima edizione. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.